L'avevamo promesso e non potevamo non ritornare a parlare di cani, questa volta di Cocker, da Laura Franzoni, sempre nel comune di Viano, a Regnano, in provincia di Reggio Emilia. Alma Leo è l'allevamento e questa volta abbiamo ancora splendidi cuccioli con noi per parlare di una razza inglese. Cocker inglese, quali sono le caratteristiche di questa razza? Le caratteristiche della razza innanzitutto sono un ottimo temperamento, vivace. Il Cocker è un cane felice, l'Happy Cocker è soprannominato, e deve essere sempre scodinzoloso, non deve avere timori e soprattutto voglio specificare che è un cane che è nato buono. E purtroppo 20 anni fa c'è stata un'inflazione di questa razza ed è stata rovinata, diciamo, al 70%, perché sono usciti poi cani aggressivi, soprattutto nei fulvi, perché la moda era quella del fulvo. Però insomma voglio fare questa premessa: il Cocker è nato buono ed è un ottimo anche compagno di vita, soprattutto anche chi ha bambini. Ecco, l'importante è, come poi per tutti le razze, non viziali come se fossero dei bambini, ci vogliono certe regole, ma comunque ritorno a premettere che è nato come cane buono. Per te appunto l'allevamento dei Cocker rappresenta una grande passione, l'abbiamo visto in una delle scorse puntate con l'allevamento dei Leonberger, cani molto differenti tra di loro. Qual è la caratteristica dei Cocker che ti piace in particolare o che comunque ti ha portato a scegliere questa razza nel tuo allevamento? L'allegria proprio, perché porta felicità anche nei periodi più brutti della nostra vita. È un ottimo compagno di vita, è un ottimo stimolatore dell'umore, ecco, e fa tanta compagnia e non chiede mai niente, solo coccole nei loro confronti. Ecco, un cane molto buono ed affettuoso. Parliamo della morfologia del Cocker. Un bel Cocker come deve essere? Beh, diciamo adesso nello specifico, parlando per esposizione di bellezza, deve avere un'attaccatura dell'orecchio sulla linea dell'occhio, una canna nasale che deve essere proporzionata alla lunghezza del cranio, delle buone angolature anteriori e posteriori, e deve avere anche non deve essere ipercorto come spesso si tende a vedere adesso nelle esposizioni. Noi abbiamo fulvi neri, nero focati, bianchi e neri, blu roani, che sono meno conosciuti, e bianchi arancio, arancio roani, abbiamo tutti i colori, quasi tutti i colori. E con il dottor Luca Piazza, delegato ENCI, parliamo come sempre delle particolarità a livello veterinario di questa razza. Quindi, Cocker, quali sono le difficoltà che può incontrare un Cocker? Qualche anno fa, forse 20 anni, forse 25, forse anche 30, questo cane era stradimoda, nel senso che se ne trovava un po' dappertutto e un po' in tutte le case. Poi improvvisamente questo cane è passato di moda, tristemente, ma la ragione purtroppo la conosciamo, io non mi stancherò mai di ripeterlo. Purtroppo questi cani, come tutte le razze che vengono allevate per far danaro, sono a grande rischio, nel senso che a volte si accoppiano cani che non hanno buone caratteristiche genealogiche da trasmettere sia la mamma che il papà, e purtroppo a volte ci sono cani che risultano nervosi di carattere, ci sono cani che risultano un po' testoni tra virgolette, ma il maleficio di tutte queste situazioni sgradevoli è proprio dovuto quasi esclusivamente a un allevamento fatto male. Adesso, come voi ben vedete, questi cani sono veramente, chi li alleva, e non sono moltissimi gli allevatori, sono degli allevatori eletti che hanno dei cani veramente bellissimi e che sanno far trasmettere queste caratteristiche, non soltanto morfologiche, ai soggetti che nascono nei loro allevamenti. Per quello che riguarda le prevenzioni che vengono fatte nell'ambito di questi allevamenti così particolarmente illuminati, devo dire è la scelta
di cani che siano esenti da delle patologie ormai, ahimè, abbastanza specifiche in cani male allevati, ovvero sia la nefropatia familiare, che crea veramente dei grandi problemi, la miodistrofia del treno posteriore, la displasia dell'anca e l'atrofia della retina. Difficoltà nell'allevamento del cocker, o comunque difficoltà nel vivere insieme al cocker, quindi la gestione di questo cane che, come abbiamo detto, è un cane perfetto compagno di vita. Beh, bisogna avere un po' di carattere, insomma, non farsi abbindolare dallo sguardo dolce del cocker, perché sono dei furbetti, nel senso che fanno i permalosi quando vengono sgridati, e quindi molti, vedo dei miei clienti, si fanno trascinare da questa dolcezza e poi alla fine non riescono ad essere un po' rigidi sull'educazione del cucciolo. Però diciamo particolari problemi non ci sono, è un cane, ripeto, che è molto vivace, e quindi basta dargli una buona educazione, crescerlo come si fa con un figlio, ecco, insomma, dargli certe regole. Immagino anche che un cane così vivace abbia bisogno di fare movimento. Esatto, sì, anche questo, sì, è un cane che può stare anche in appartamento, assolutamente, perché è un cane che si adatta benissimo al divano, anzi, insomma, ci sguazza su un divano. Però le premesse che faccio quando consegno i cuccioli è che comunque almeno 2 o 3 volte al giorno devono farsi la loro uscita e delle belle camminate, va comunque fatto sfogare, ecco, è un cane che ha bisogno del suo movimento, come ne ha bisogno un Leonberger, ne hanno bisogno anche loro, soprattutto perché hanno questo carattere che non stanno mai fermi, ecco. E la vita con altri animali, il cocker riesce così a convivere con altri cani e gatti magari? Sì, assolutamente, loro giocano anche con le mie gatte, che ho 2 gatte e ci giocano assieme, quindi assolutamente, come tutti gli animali abituati a convivere, ad essere socializzati col mondo esterno, non crea nessun problema, anzi un cocker è una di quelle razze che anche loro sono adatti alla famiglia e a stare anche con altri animali. Dammi un aggettivo per descrivere questo bellissimo cane, il cocker inglese. Un cocker felice, un cane felice, sempre allegro, affettuoso, happy cocker.